Ciao bambini, oggi sarà un giorno molto interessante perché siamo qui a visitare le carceri della città di Playmobil. Una giornata molto interessante, dovete lasciare i vostri zaini qui all'entrata e poi seguiremo il commissario. Commissario, prego, la parola a lei. Ciao bambini, io sono il commissario Uwe, potete chiamarmi semplicemente Uwe. E oggi vi farò fare una visita guidata qui nelle più grosse carceri della città di Playmobil. Wow, bellissimo! Dai, siamo curiosissimi. Ma i carcerati sono veri o sono degli attori? No, no, sono veri ovviamente, ma non abbiate paura, adesso stanno facendo pausa e poi torneranno nelle loro celle, tutto sotto controllo. Ah, che bello la pausa, l'intervallo come noi a scuola. Ci sono anche le altalene? No, non ci sono le altalene, però dopo vedrete, insomma. Dave, sai che da noi sono entrati ladri una volta? E cosa hanno rubato? Hanno rubato un computer e un televisore, però nient'altro. Ma a voi è successo qualcosa? No, no, non eravamo a casa. Quindi era tutto a posto, eravamo sicuro. Bene, bambini, adesso dovete mettervi in fila, due alla volta, tenendomi per mano. Dave, vuoi stare con me in fila? Va bene, volentieri, Anna. Ma Anna, tu di solito stai sempre con me in fila. Ma no, oggi voglio stare con Dave. Cosa? Ma che amica sei? Io non ti faccio più giocare con le mie Barbie. Allora, tutti nelle vostre celle, mi raccomando, tutti al vostro posto, in fila, tornate nelle vostre celle. No, ma dobbiamo già tornare in cella, non abbiamo voglia. Silenzio. Anche per lei vale la stessa cosa. In cella, subito, subito. Bene, bambini, adesso potete fare pausa qui nel cortile. Ma non c'è niente per giocare, però non ci sono giochi, non ci sono altalene. È tutto di cemento. Che noia. Che noia che è qui. Non mi piacerebbe fare pausa qua. Preferisco la scuola. Bene, bambini, adesso mi seguirete perché dobbiamo andare a vedere dove teniamo le armi. Bene, qui è dove teniamo le nostre armi. Però non vi preoccupate perché non può succedervi nulla, è tutto sotto controllo. Ma possiamo vederle, possiamo provare a sparare? No, 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 assolutamente, bambini, è pericoloso. Non potete toccare nulla. Era solo per farvelo vedere da fuori, ma non potete toccare nulla. Ma a me le armi non piacciono, sai, Dave? No, neanche a me, neanche a me, Anna. Io da grande non voglio diventare poliziotta, piuttosto insegnante. Io astronauta invece. Bene, bambini, adesso invece vi farò vedere l'elicottero della polizia. Seguitemi. Dai, bellissimo, andiamo. Magari possiamo anche guidarlo. E allora, come vi sembra, bambini, questo elicottero? È bellissimo, possiamo pilotarlo? Dai, 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 noi l'abbiamo visto in televisione come si fa. E anche al computer, ho provato a pilotarlo, sono bravissimo. No, bambini, mi dispiace, ma non potete proprio pilotarlo. Assolutamente no, non posso permettervelo. Bene, adesso dovete lasciare le vostre celle perché le faremo vedere ai bambini. Fuori, fuori. No, ma non è assolutamente comoda questa cella, il letto è scomodissimo e il tavolo è tutto pasticciato, noi a scuola non possiamo farlo, assolutamente. No, il WC è sporchissimo, non hanno tirato lo scarico. Beh. Voi oggi volevate stare da soli? Bene, io vi chiudo dentro nella cella, così imparate a voler stare in fila da soli, voi due e basta. Divertitevi lì dentro. Ciao! Sono proprio arrabbiata, Anna, con te. Divertitevi. No, ma perché ci hai chiusi qui dentro? La mia migliore amica. Ma semplicemente un po' arrabbiata. Però sai cosa? Alla fine non mi dispiace essere qui da solo con te. Se fossi da solo, sì, ma con te invece non è così male.
Sì, è vero. Anche a me non dispiace. Però forse è meglio se chiamiamo aiuto. Aiuto! Tirateci fuori! Ma bambini, cosa fate qua? Ci hanno chiusi dentro. Vi libero subito. Ah, siete qui, bambini. Vi stavamo cercando. Dobbiamo uscire. Prendete i zainetti, che dobbiamo andare a casa. È stato bello con te oggi, Dave. Anche a me è piaciuto molto. Potremmo giocare insieme qualche volta. Magari puoi passare a casa da me? Sì, mi piacerebbe molto. Ma tuo fratello non mi farà i dispetti come l'altra volta, vero? No, dai. Lo chiudiamo in camera sua, non ti preoccupare.